L'Asian Elite Cup sta per avere inizio con una partita della prima fase a gironi. Questi tornei sono fondamentali per la preparazione delle squadre, oltre a consentire a numerosi tifosi di ammirare i loro idoli in azione. Real e City si apprestano a darsi battaglia in quella che si preannuncia una sfida dalle mille emozioni. Speriamo sia davvero così e che non manchi lo spettacolo. Difficile annoiarsi con i campioni schierati in campo oggi dalle due squadre. Da una parte e dall'altra c'è l'imbarazzo della scelta su quello che potrebbe essere l'uomo partita. Hanno preso l'ala che gli mancava, giocatore veloce e tecnico che può fare sia l'esterno di centrocampo che l'attaccante, ovviamente l'attaccante esterno, quello di oggi per lui, già il primo esame. Un giocatore su cui mi sento di mettere la mano sul fuoco, Pier. Dotato tecnicamente, è agile e bravo nel dribbling, darà sicuramente il suo contributo alla nuova squadra. Questi sono gli uomini di partenza per il Real Madrid. 4-3-3, il modulo scelto dal tecnico per il match di oggi, con due esterni offensivi e una punta centrale. Potrebbero essere la chiave del match, molto dipenderà dallo spazio concesso loro dalla difesa avversaria. Questo è lo schieramento del Manchester City. Hanno scelto un 4-3-3 classico con due punte di movimento larghe e un riferimento centrale. Lo stesso modulo scelto dal tecnico avversario. Il Suite City Football Stadium ha una capienza massima di poco inferiore ai 40.000 posti. Di questi, 1.248 sono riservati ai VIP e 414 ai disabili. Inizia dunque questo match della fase a gironi, il primo per queste due squadre. Beh, sarà importante per entrambe partire con il piede giusto. Real che recupera il pallone. Varane. Sale bene Bale sulla fascia. Può metterla da lì. Pronti via, ed è già arrivato il primo gol del match. Grande partenza. Hanno scelto di attaccare sin dall'inizio per provare a sorprendere la formazione avversaria. Un approccio che sembra aver funzionato. Ha concluso a botta sicura. Era difficile non inquadrare la porta da lì. Vabbè, c'è chi ha fatto anche peggio. Non è il suo caso, però. Il Real Madrid dunque può adesso gestire e in vantaggio si riparte. Fernandinho. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Carvajal. Bale, posizione defilata. Occhio Benzema, prova a far partire il tiro. 1-2 micidiale nel giro di pochi minuti. Un 1-2 pazzesco nel giro di pochi minuti. E gli avversari sono in difficoltà adesso. Hanno incrementato il vantaggio portandosi sul 2-0. Fernandinho. Occhio al City che avanza. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Tentativo di pressing, attenzione. È punizione, posizione invitante. Occhio alla punizione. Abbiamo appena visto come non si calcia un calcio di punizione. Ah, conclusione da dimenticare. Traiettoria che non ha creato alcun problema al portiere. Carvajal.
Bale. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Fernandinho. Tocco orizzontale. Palla in out, sarà fallo laterale. Può avvicinarsi alla porta. Può far male da lì. Ed è gol! Rete! Palla che rimane bassa, trova l'angolo giusto, trova la zona giusta e arriva il gol. Un grande gol. Conclusione ravvicinata, lascia scampo. Un grande gesto tecnico. Grande freddezza, enorme precisione. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Carvajal. Il tocco per Bale, laterale. Sale Gareth Bale. Kroos. Marcelo. Casemiro. Il Real Madrid supera la metà campo. Si scambiano bene ripetutamente il pallone. Kroos. Marcelo. Casemiro. Varagna metri. Gran tiro. Questa era l'occasione per pareggiare. Grave errore da parte sua. Casemiro. Carvajal. Gran palla per Benzema. Prova Benzema. Colpisce la traversa, non è finito. Fantastico riflesso del portiere sull'attaccante. Ha dimostrato senso della posizione. I riflessi fuori al comune. Fernandinho. Intervento di Kroos, falloso, vediamo cosa decide l'arbitro. Arriva il cartellino giallo per Kroos. Il match di oggi è anche il primo della fase a gironi di questa Asian Elite Cup. È un torneo importante che vede impegnate diverse squadre di gran... Prova la botta! Sicuro l'intervento del portiere che va in presa. Carvajal. Il quarto uomo indica 3 minuti di recupero. Si avvicina all'area. Attenzione a Modric. Vantaggio che comincia a farsi importante. 2 gol da recuperare ora per gli avversari. È ancora presto però per cantare vittoria. Si fa dura per loro, anche perché oltre a tentare di segnare devono fare attenzione a non subirne altri. Impresa non facile per quanto si è visto finora. Gli autogol, si sa, fanno parte del calcio. Non credo che il difensore potesse farci molto in questa occasione. Direi di no, Pier. Forse voleva solo respingere la conclusione, ma la palla gli è schizzata sul corpo prima di terminare in rete. Siamo 3-1 e magari non finirà così. Forse non si aspettavano nemmeno loro di partire così bene. Primo tempo dominato, come racconta anche il punteggio. A questo punto possono anche pensare di arretrare. Inizia il secondo tempo di questa partita della prima fase a gironi dell'Asian Elite Cup. Vediamo come ripartono le due squadre. Kroos. Modric. Modric può essere fra i giocatori più interessanti quest'oggi. Quasi tutte le azioni più pericolose partono dai suoi piedi. È facile a dirsi, Pier. Il suo raggio d'azione lo porta a giocare in ogni zona del campo, anche in difesa quando serve. Pericolo. Casemiro!
ed è rete! Grande conclusione ravvicinata, una gran bella rete. Il Real sembra davvero non volersi fermare oggi. Incredibile, d'altronde con l'attacco che si ritrova. Partita che assume ormai una fisionomia molto precisa. Bernardo Silva. Il Barça si starebbe preparando, secondo gli esperti di mercato, a un nuovo colpo per rafforzare la squadra. Sarebbe un colpo importante per qualunque club. Occhio a Benzema! Grande intervento del portiere. Cambio nel Manchester City. Occhio al corner. Possono dunque ripartire. Pronto a battere il calcio d'angolo. Benzema si sta confermando anche oggi fra i migliori in assoluto. Ha calciato diverse volte in porta, trovando anche gol in un'occasione. E se non lo marcano più stretto, potrebbe anche non essere l'unico oggi. De Bruyne. C'è il triangolo. Kevin De Bruyne. Occhio al City che avanza. La traiettoria verso il centro. Comodamente recupera il pallone. Casemiro. Benzema. È in una condizione straordinaria. Sì, eccezionale, sta giocando davvero bene ultimamente. Può metterla in mezzo. Buono il pallone di Bale. Cristiano Ronaldo, il gol! Per chi se lo fosse perso in diretta, ecco di nuovo il gol del Real. Freddo, lucido. Non ha lasciato scampo al portiere. Non ha sprecato il cross che arrivava dalla destra. Impeccabile qui sia il cross che la finalizzazione. Uno spettacolo. Ha scelto bene il tempo e ha colpito di testa, superando il portiere. Ah sì, è davvero una bella giocata la sua. Il giocatore abbandona il campo accompagnato dagli applausi del pubblico. Prestazione davvero convincente la sua oggi. Ed è uno dei miei candidati al premio come uomo partita, Pierluigi. È un gol che mette il punto esclamativo alla loro partita e aumenta il vantaggio. Mancano ancora 20 minuti al termine della gara. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Sventa qui la minaccia. Cambio obbligatorio dettato dall'infortunio. Ronaldo. Marcelo. Capisce tutto e ferma l'azione. Cristiano Ronaldo. Isco. Occhio a Modric. Modric potrebbe trovare spazio. Grande intervento del portiere. C'è la sostituzione dunque del Manchester City. Occhio al pallone in mezzo. Difesa un po' in difficoltà qui, non riesce a spazzare. Kevin De Bruyne.
hanno spazio per andare in contropiede. Prova ad andare il City sulla fascia, guadagna metri. Il Real può andare alla rimessa laterale. Varane, Isco, Marcelo. Siamo entrati negli ultimi 8 minuti di gara. Occhio, cerca l'area di rigore. Potrebbe crossare. Ci riprova. Rete del Madrid. C'è stato il tocco del portiere, non abbastanza evidentemente per evitare il gol. La regia ci ripropone il gol da un'altra angolazione. Siamo nelle fasi finali della gara, le cose non si sono messe bene per loro. Fernandinho, Kevin De Bruyne, Ronaldo, si avvicina all'area, fermano la manovra avversaria. Sono tre i minuti di recupero. Agüero, il Kun è in offside. Carvajal, Isco, Cristiano Ronaldo. C'è spazio per andare. Ci riprova. Palla che supera di pochi centimetri da traversa. E si chiude qui anche il secondo tempo. C'è stata una sola squadra in campo oggi, la loro, e per gli avversari, notte fonda. Il risultato che riflette il loro dominio nell'arco dei 90 minuti. Una vittoria che non ammette repliche.